In pratica facciamo cagare dico sempre le stesse cose sui libri, vabbè, comunque. Tra cui uno un altro libro associazione, un altro momento vergogna, devo comprarlo. Readers, benvenuti sul mio canale, io sono Francesca e oggi volevo parlarvi di alcuni libri fantasy che mi sono piaciuti molto, che però per un motivo o per un altro non sono tantissimo conosciuti in Italia. Vi parlerò di libri sia autoconclusivi che di libri che fanno parte, diciamo, di alcune trilogie, duologie, tetralogie, eccetera eccetera. Prima però di iniziare volevo ricordarvi che io sono affiliata Amazon e Book Depository e vi lascio il link sotto. Se volete acquistare dei libri sia su Amazon o Book Depository, seguite i miei link, io guadagno qualcosina che va a supportare il mio canale e il mio Instagram e il mio blog. Così posso creare sempre contenuti nuovi, perché posso acquistare più libri che mi supportate, diciamo. E il primo libro di cui volevo parlarvi in realtà è un po' conosciuto, è uno dei migliori libri che ho letto l'anno scorso in realtà, ed è Prince the Dreamer di Laini Taylor. Questo libro, a parte l'edizione fantastica che è quella britannica, verrà pubblicato in Italia ad ottobre. Ha come protagonista Laszlo Strange, che è un sognatore e un bibliotecario. Lui sogna da quando aveva 5 anni una città mitica che è Whip. Laszlo Strange ha l'occasione di riuscire ad arrivare a Whip perché si unisce, diciamo, ad una compagnia tra cui è presente il Godslayer. Il Godslayer sembra sia famoso perché abbia ucciso un dio, però gli dei in questo posto non esistono. Non dico altro perché spoilerò, devo smetterla di spoilerare. Il libro è scritto in una scrittura quasi fiabesca. Ho adorato ogni singola parola che Laini Taylor ha scritto, ragion per cui voglio assolutamente leggere La Chimera di Praga, che sarebbe Daughter of Smoke and Bone, ma che penso di acquistare sicuramente in edizione originale, quindi in inglese, perché appunto adoro lo stile di scrittura di Laini Taylor, quindi voglio assolutamente leggere quello che è effettivamente scritto senza, diciamo, aver paura di perdere le parole nella traduzione, diciamo così. Comunque, ecco, Laszlo mi è piaciuto tantissimo come personaggio principale. C'è una storia d'amore bellissima, il tutto sembra quasi un sogno, quindi l'ambientazione è meravigliosa, quindi ecco, ve lo consiglio assolutamente. Un altro libro che ho letto l'anno scorso è Spellslinger di Sébastien de Castell, anche questo dovrebbe essere una trilogia se non sbaglio. Ho letto solo il primo di questo perché devo ancora comprare il secondo e non ho avuto dei soldi disponibili, diciamo. Ecco. Questo libro è uscito in Italia, quindi potete acquistarlo già da ora se vi piace. Il libro parla praticamente di Kellen, che è un mago senza magia in una comunità di maghi. Ogni mago che appartiene agli Jatep, che sono una specie di clan di maghi forti, deve riuscire a superare delle prove per poter diventare effettivamente un mago. Il problema però è che Kellen ha già 16 anni, però non ha nessun tipo di magia. Quindi andrà avanti, diciamo, sconfiggendo i suoi avversari con l'astuzia. Ed è un libro molto simpatico. Tra l'altro ci sono dei personaggi davvero, 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 davvero divertenti, tra cui uno Squirrel Cat, che sarebbe tipo uno scoiattolo gatto, non lo so, ma è la cosa più divertente del mondo. E mi è piaciuto tantissimo perché tratta la magia in un modo differente. Questa è una lettura molto più semplice di Strange Dreamer, perché è meno articolato ed è molto più scorrevole, però comunque è molto piacevole, quindi io ve lo consiglio. Un altro libro, che in realtà è una trilogia in 5 parti, sì, esatto, è in realtà non proprio un fantasy, ma un fantascientifico, ed è Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams. Vi sto mostrando l'edizione inglese, ma ho anche l'edizione italiana. Vi mostro semplicemente l'edizione inglese perché qui sono compresi tutti e 5 i libri in questo unico volume, mentre dell'edizione italiana ho i 5 volumetti separati. Questo libro è il mio libro preferito, infatti ho anche un tatuaggio a base di Guida Galattica. Ha come protagonista Arthur Dent, che è l'ultimo terrestre rimasto in vita sulla Terra. Perché? Perché la Terra è stata effettivamente distrutta per far spazio ad una autostrada intergalattica. Non abbiamo più una Terra per un cavillo burocratico.
Arthur Dent però riesce a sopravvivere perché il suo amico Ford Prefect in realtà non è un umano ma è un alieno che lavora per la Guida Galattica per autostoppisti, che diciamo va ad aiutare tutti gli alieni diciamo dell'universo che hanno voglia di esplorare diciamo l'universo appunto. Il libro è molto divertente, ha dei parallelismi che a me sono piaciuti tantissimo, soprattutto a causa del lavoro che faccio, e Douglas Adams riesce a parlare di argomenti davvero difficili in una maniera molto semplice e quasi geniale, perché qui dentro c'è la ricerca del senso della vita dell'uomo, raccontata però in un modo molto 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 divertente. Ho già detto divertente 10.000 volte, quindi niente, dovete leggerla assolutamente. L'altro libro che ho letto quest'anno è Il settimo giorno. Questo è un libro italiano scritto da Luca Centi ed è edito dalla Corte Editore. È un autoconclusivo e parla di un ragazzo, Alexander, che riesce a vedere gli arcangeli e per questo è stato chiuso in un ospedale psichiatrico. Riesce a scappare grazie all'aiuto di alcuni angeli, tra cui un angelo custode, e insieme alla sua amica e a questa compagnia che si è creata dovrà, diciamo, salvare il pianeta dell'apocalisse. Mi è piaciuto tantissimo perché ha il vibe un pochino di Supernatural. Se guardate Supernatural, se vi piacciono le stagioni centrali di Supernatural, dove praticamente il tema era anche estrapolato un pochino dalla Bibbia, questo libro fa assolutamente per voi. La scrittura è molto scorrevole anche questa, quindi si legge molto facilmente ed è davvero carino. Poi è un autoconclusivo, quindi ecco, ne vale assolutamente la pena. Un altro libro un po' difficile che ho letto anche quest'anno è un'altra trilogia, se non sbaglio, ed è Reign the Earth. Reign the Earth non è stato ancora tradotto in Italia, spero succeda un miracolo, non lo so, e venga tradotto, perché è assolutamente uno dei miei libri preferiti. Questo libro ha come protagonista Shalia, che è una ragazza che decide di darsi in sposa al re del clan opposto per tentare di creare una pace tra i due regni. Il suo è un matrimonio politico più che un matrimonio d'amore, anche perché non conosce assolutamente il viso di quello che sarà suo marito. Però ci spera fino alla fine di riuscire a far funzionare le cose tra i due, anche perché tiene tantissimo alla pace tra i due clan. Il problema però è che Shalia possiede un tipo di magia e suo marito uccide e perseguita tutte quelle persone che riescono a controllare gli elementi. Da quando quindi Shalia scopre di avere dei poteri, per lei inizia l'inferno. Però Shalia è una persona molto forte e ho ammirato tantissimo alcune scelte di Shalia. Questo libro ha delle scene molto forti e molto violente, però è davvero 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 una storia che si deve leggere, anche perché capitano raramente dei personaggi femminili così forti. C'è anche una storia d'amore molto carina, per cui ecco, ve lo consiglio. Anche l'ambientazione è molto bella e la magia è legata agli elementi della terra, quindi ecco, merita davvero, poi la copertina è spettacolare, quindi ecco. L'ultimo libro, poi giuro la smetto, è Il Drago Verde di Scarlett Thomas. Anche questo è una trilogia, ho letto solo il primo, è stato tradotto dalla Newton Compton, ovviamente non ha questa copertina bellissima, ma in ogni caso merita davvero tanto. Il libro ha come protagonista Effie Truelove, che è una ragazzina che frequenta una scuola per i superdotati. In questo modo infatti la magia è all'ordine del giorno, quello che non è all'ordine del giorno però è l'elettricità. Infatti in questo mondo, dopo il Worldquake, che sarebbe tipo un terremoto del mondo, praticamente non esiste più l'elettricità. Lei, Effie Truelove, è una ragazzina, quindi questo libro si colloca più nei middle grade che negli young adult. Questa ragazzina frequenta, diciamo, questa scuola e vive con suo nonno, che ha una libreria enorme e, diciamo, è quasi un custode di alcuni libri. Il problema si ha quando suo nonno muore. Quando suo nonno muore, gli lascia in eredità in realtà tutta la sua libreria, che però viene rubata da un'associazione che si chiamano i Diberi. I Diberi infatti cercano un libro particolare che suo nonno però ha nascosto, che è il Dragon's Green, il libro del Drago Verde. E Effie Truelove quindi deve cercare questo libro e riuscire a salvare, diciamo, il mondo. Per far questo forma una sorta di compagnia, quasi come una compagnia di Dungeons and Dragons, quindi come gli RPG, praticamente se giocate ai giochi di ruolo, per cui abbiamo, diciamo, il cavaliere, abbiamo il mago, abbiamo l'healer, per cui ho adorato tantissimo, diciamo, questa compagnia. Poi Effie è una ragazzina molto forte, nonostante, diciamo, sia rimasta sola nel mondo. Mi è piaciuto tanto, mi ha ricordato un pochino Harry Potter, per cui per questo lo consiglio. L'ho letto quasi tutto d'un fiato, non vedo l'ora di leggere l'altro libro che è già uscito in Inghilterra ma non ho ancora acquistato nemmeno questo, perché un altro momento vergogna, non ho acquistato nemmeno questo, ma spero di riuscire ad acquistarlo e leggerlo entro quest'anno, che è The Chosen Ones ed è una copertina spettacolare anche questo, anche quello.
quindi devo comprarlo. Questi sono i libri che vi consiglio se volete leggere dei fantasy un po' diversi quest'anno. Sono tutti libri a cui ho dato 5-4 stelline e mi raccomando, se decidete di comprarli grazie a me e volete supportarmi, potete utilizzare i miei referral sia di Amazon che di Book Depository che vi metto giù. E mi raccomando, fatemi sapere se le avete letto qualcuno. Ciao a tutti!